Buon martedì della seconda settimana del tempo di Avvento. Consolate, consolate il mio popolo, dice il Signore. Preparate una via che permetta un incontro, che permetta un ritorno, che permetta al pastore di ricongiungersi con il gregge e al gregge di ricongiungersi col pastore, l'unico pastore, il Signore Dio, che è il primo che si avventura in questo cammino per ritrovare, riconquistare il suo popolo. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion, alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme, alza la tua voce, non temere, annuncia, ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza, ecco ha con sé il premio, la sua ricompensa lo precede, per quanto possiamo aver combinato per allontanarci da lui, non viene a punire, viene per fare festa, come un pastore fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. È tempo di grande consolazione, così come ascolteremo anche nel brano del Vangelo di oggi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda».